In questo secondo speciale dedicato alla terza prova di campionato italiano trial, andata in scena a Ponte di Legno il 6 e 7 luglio 2019, ci occuperemo delle categorie TR3, della femminile, della 125, della Open, della TR4 e delle moto elettriche. Vediamo com'è andata, partendo dalla categoria TR3. Diego Gomma, numero 222. La concomitanza con la prova di campionato regionale lombardo ha reso molto più numerosa la pattuglia dei piloti in gara nella categoria TR3, il cui livello di ostacoli, contrassegnati dalle frecce colore verde, è per regolamento meno difficoltoso di quello della TR2. E a primeggiare sui 24 concorrenti è stato il bergamasco Matteo Bosis in gara con una Beta, figlio maggiore del grande Diego, scomparso 7 anni fa. Tornato alle gare nazionali dopo qualche stagione di assenza, Matteo Bosis si è inserito fin da subito nel gruppo di testa della TR3 e dopo un terzo posto nella prima stagionale a San Gemini ed un quinto in Valgerola, attaccato comunque al podio, questa volta è partito subito bene, cedendo qualche punto soltanto a metà del secondo giro. E nonostante il grave errore che Bosis ha commesso all'ultima zona, è riuscito ugualmente a vincere con un punteggio finale di 17 penalità. E non è stato da meno anche il comasco Michele Ruga in gara con una scorpa, che ha fatto di tutto per contenere l'avversario Bosis. Ma le 5 penalità che ha rimediato Ruga a metà del primo giro, in una zona non certo impossibile, hanno pesato poi sul punteggio finale. Così al termine della gara, dei due giri, Ruga deve accontentarsi del secondo posto che sigilla con 21 penalità finali. L'inasprimento delle difficoltà messe in atto dai tracciatori nel percorso verde riservato alla categoria TR3 ha messo in difficoltà i due giovanissimi vincitori delle precedenti gare. Infatti con un punteggio decisamente maggiore ottenuto con due giri percorsi entrambi con le medesime 13 penalità, il torinese Andrea Gabutti su TRRS, ricordiamo campione uscente della 125, deve accontentarsi del terzo posto conservando comunque la tabella di leader di campionato nella TR3. E le stesse maggiori difficoltà incontrate da Gabutti le trova anche il comasco Luca Poncia su Beta, che ricordiamo è vincitore della gara precedente, quella in Valgerola. Poncia soffre maggiormente gli ostacoli nel corso del primo giro, che ha chiuso in quinta posizione provvisoria. Nella seconda parte di gara il pilota di Como recupera filo al terzo posto, ma l'errore ripetuto nuovamente alla zona 10 lo fa retrocedere in quarta posizione con 29 errori complessivi. Gara a corrente alternata, ma oserei dire anche vittoria gettata al vento per il perugino Giacomo Gasco su Beta, che nel corso del primo giro riesce a mantenere il comando almeno fino alla zona numero 10, dove posa un paio di piedi che lo fanno retrocedere di una posizione. Per buona parte del secondo giro Gasco contende il primato della gara a Bosis e Ruga, ma poi cede di schianto nelle ultime sezioni, scivolando così dal quinto posto con un finale di 30 penalità. E quasi completamente ristabilito da un infortunio al piede occorsogli in primavera, il torinese Edoardo Portigliatti alla guida della Vertigo si avvicina gradualmente ai primi della categoria. Ma i punteggi però devono ancora scendere, infatti con 22 penalità al primo giro che scendono a 18 nel secondo, Edoardo Portigliatti chiude in sesta posizione con un finale di 40 penalità. Ok, calma e respira, hai 35, calma e respira. E primo classificato Motoclub Lazzate su Beta, 17 punti per Matteo Bosis. Bene, dai, è stata una bella gara, un po' più dura del solito finalmente, e ho guidato abbastanza bene, è andata bene. Com'erano le zone? Un po' durette, meglio delle altre gare dove si finiva 1 o 2 il primo, quindi si poteva recuperare.
Ringrazio Cellati, Marcello Pesenti e un pensiero anche per il papà. Vittoria netta della genovese Alex Brancati subita tra le ragazze della categoria femminile. Infatti con punteggi che la vedrebbero inserita tra i migliori veterani della categoria Open, con cui condividono lo stesso livello di difficoltà, la Brancati si aggiudica la terza gara stagionale con un considerevole distacco dalle avversarie. Per lei ci sono 21 penalità al primo giro che scendono a 15 nel secondo passaggio. Così Alex Brancati chiude con un finale di 36 penalità e si porta a casa la terza vittoria consecutiva. Molto più staccata nei punteggi troviamo la austana Martina Gallieni alla guida di una TRRS che ha sofferto oltremodo il livello molto più elevato di difficoltà proposto dai tracciatori anche per le ragazze qui a Ponte di Legno. Infatti girando al massimo delle sue possibilità, Martina Gallieni ha fatto segnare sul cartellino di entrambi i giri le medesime 41 penalità. Questa la porta a chiudere in seconda posizione a quota 82. Ancora più staccate troviamo le altre due contendenti per il terzo gradino del podio, che anche in questa occasione va appannaggio della giovanissima genovese Emanuela Spadoni su GasGas 125, che scambiando più volte la posizione con la comasca Jasmine Conti alla guida di una GasGas ma di maggiore cilindrata, prevale di pochissimi punti, chiudendo terza con 102 penalità finali, mentre rimane giù dal podio la Conti che di penalità ne ha totalizzate 4 in più. Motoclub La Guardia, Moto Beta, 36 le penalità per Alex Brancati. È andata molto bene, diciamo, e ho guidato bene, mi sono divertita, le zone mi piacevano davvero tanto e faccio i complimenti infatti all'organizzazione perché erano di un buon livello secondo me. Ho sbagliato qualcosina che magari potevo evitarlo, però tutto sommato bene. Ringraziamo Beta Motor, la mia famiglia e tutti i miei sponsor insieme ai talenti azzurri, la Forma, la Ebo. Dopo il passo falso accusato nella gara della Valgerola, torna il successo tra le moto elettriche e le pioniere di questo tipo di moto, ovvero Edoardo Verdari, che non può permettersi distrazioni in quanto gli avversari lo hanno tallonato per tutta la gara. In leggero vantaggio al primo giro, Verdari riduce di pochissimo gli errori nel secondo passaggio, ma tanto gli basta per chiudere al comando e sigillare la vittoria con 27 penalità. Alle spalle di Verdari, staccato di qualche punto, troviamo il vincitore della gara precedente, ovvero Giampaolo Concina, che già al termine del primo giro si è ritrovato in seconda posizione provvisoria a 3 punti dal capo classifica. Un leggero recupero messo in atto al secondo passaggio ha consentito a Concina di restare in piazza d'onore, totalizzando 31 penalità finali. E la gara è stata compromessa già al primo giro per Francesco Vignola, che dopo le 22 penalità rimediate nel primo passaggio riduce oltre la metà gli errori nel secondo passaggio, ma non si muove dal terzo posto chiudendo con 32 penalità finali. E molto più staccato troviamo in quarta ed ultima posizione Alessandro Delfino, che chiude con 52 penalità finali. Risultato, Verdari diventa il leader della classifica. Perfetto, eccoli qua, gli uomini elettrici pronti a sorridere, pronti ovviamente a ricordare il loro risultato. È stata una gara dura perché intanto ho degli avversari fortissimi che non mollano un attimo, no? Per cui ce l'ho messa tutta, ho tenuto duro e forse anche con un po' di fortuna perché diciamo così qualche avversario ha fatto qualche errore di troppo, diciamo così, e ho avuto sfortuna.
è andata bene, di misura, 5-6 punti, ma è andata bene, insomma. Come la guida elettrica su questi terreni? Beh, ottima, no? La moto elettrica per le categorie di tipo basilare, insomma, è assolutamente vantaggiosa, la definirei più vantaggiosa di quella a scoppio. 6 i giovanissimi in gara della classe 125, dove ottiene la prima vittoria stagionale il bellunese delle Fiamme Oro giovanili Valentino Feltrini in gara con una gas. E anche in questa classe l'innalzamento delle difficoltà ha mescolato le carte in modo sorprendente, con un passo di gara che gli avrebbe consentito di chiudere al terzo posto anche tra i grandi della TR3. Il bellunese Feltrin chiude il primo giro già in netto vantaggio, consolidando poi al secondo passaggio una netta vittoria grazie alle sole 26 penalità complessive. Molto più staccati tutti gli altri nella 125, con il valtellinese Luca Ruffoni subita, che dopo un primo giro che lo ha visto piazzarsi in terza posizione provvisoria, riduce di molto gli errori, raggiungendo sul finale della gara il ligure della GasGas Dario Doglio, che ha chiuso con le medesime 48 penalità di Ruffoni. Così a fine gara i cronometristi assegnano la seconda posizione a Ruffoni, che ha fatto registrare 9 passaggi a zero, 2 in più di Doglio, che ne deve così accontentarsi del terzo posto. Un primo giro disastroso estromette fin da subito dalle parti alte della classifica il comasco Christian Bassi subita, vincitore delle prime due gare di campionato, il quale va a occupare il quarto posto provvisorio. Dimezzamento degli errori poi fatto segnare dallo stesso Bassi nel secondo giro non gli ha mosso la classifica, lasciandolo quarto con 50 penalità finali. E più staccato troviamo in quinta posizione il torinese Simone Sulie, che fa registrare 34 penalità al primo giro, che scendono a 31 nel secondo passaggio, e chiude la classifica con 104 penalità finali Mattia Piana in sella alla Beta. Le penalità sono solamente 26 per Valentino Feltrin, primo classificato. Consegna del primo. Ma diciamo che è andata bene sin dal primo giro, ho guidato bene anche se con qualche piccola sbavatura di qua e là. Nel secondo giro sono ripartito bene, a parte un 5 di troppo alla 4, e niente, sono contento della vittoria che inseguo da molto tempo. Chi ringraziamo per questa vittoria? Ma ringrazio il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, Talenti Azzurri, soprattutto la mia famiglia, Giuseppe De Bone, mio zio, che mi dà una grossa mano, e il team Alpen Plus e l'associazione Pro S. Grazie. E sono 20 piloti in gara nella categoria Open, di cui 18 classificati. E anche in questa categoria si è notato un generale innalzamento delle difficoltà, che ha finalmente accontentato i piloti più esperti. E dopo la parentesi di Valgerola, torna al successo il leader della categoria Marco Andreoli alla guida della Vertigo al termine di una gara ad alta tensione. Il percorso riservato alla categoria Open è risultato fin da subito molto più insidioso che nelle gare precedenti, e di questo se ne sono accorti anche i migliori, che hanno sbagliato, ma hanno anche avuto la possibilità di recuperare. Così il veronese Andreoli, dopo un primo giro giocato punto a punto con altri 4 concorrenti, riesce a prendere un leggero margine di vantaggio nel secondo passaggio e, nonostante le 5 penalità prese alla zona 10, riesce a mantenersi a comando e vincere con 23 penalità finali. Ed è stata ottima anche la prova offerta dal valtellinese Giovanni Pizzini in gara su una Beta, che ha provato in ogni modo a contrastare il leader di classifica Andreoli. Al primo giro Pizzini, nonostante qualche errore, riesce a chiudere al comando, a pari punti con Andreoli, salvo poi nel secondo giro perdere progressivamente contatto dal veronese, per via degli errori commessi alle zone 2 e alle zone 7.
Così alla fine del secondo giro, con 27 penalità complessive, Giovanni Pizzini chiude al secondo posto. E in terza posizione nella Open troviamo il vincitore della gara precedente, Paolo Brandani, su Gas Gas, che trova sulla sua strada un coriaceo Donchi, con il quale ha ingaggiato una bella battaglia che li ha visti alternarsi in terza posizione zona dopo zona. Così, al termine dei due giri di gara, Brandani è riuscito a prevalere per le discriminanti, ovvero i migliori passaggi a zero, con un finale di 30 penalità, le stesse di Donchi. Così, con le medesime 30 penalità, il valtellinese Stefano Donchi, alla guida di una Beta, deve accontentarsi del quarto posto per via del minor numero di passaggi a zero, 11 contro 14, rispetto a quelli registrati da Brandani. In leggero vantaggio al termine del primo giro, Donchi si è visto sfuggire il podio per un piede, uno solo, posato alla penultima zona di gara. Positiva anche la prestazione offerta da Angelo Piu alla guida della Vertigo, che riesce a mantenere un buon passo per quasi tutto il primo giro, ma le tre penalità rimediate alla zona 10 lo hanno fatto allontanare dalle posizioni di testa. Il recupero poi portato a termine nel secondo passaggio ha consentito ad Angelo Piu di salire dal sesto al quinto posto con un finale di 34 penalità. Al sesto posto si piazza il genovese Paolo Lazzaroni su TRRS, che dopo un ottimo primo giro in cui ha battagliato per le posizioni di testa perde lucidità nella guida e in più ad appesantire il suo cartellino sono arrivate le 5 penalità prese alla penultima zona, che lo ha fatto ulteriormente retrocedere dalla quinta alla sesta posizione. È il pilota di Casa Vertigo, la moto è questa, appunto, il motoclub è il Lazzate e lui è lo scaligero Marco Andreoli, primo classificato. La gara è stata bella, è difficile, diciamo che c'era un terreno molto strano, c'era molto da accelerare, perciò è una cosa che mi si addice, e anche se secondo me non ho fatto benissimo, si poteva fare ancora meglio, diciamo, però la gara è stata bella, un livello più che giusto, a parte solo un po' il tempo tirato, forse per le prove un po' lunghe, un po' di colonne, però devo dire che la gara nell'insieme è stata bella, si può dire che fare complimenti agli organizzatori. Molto affollata anche la categoria TR4, che vede i concorrenti impegnati sul meno selettivo percorso contrassegnato dal colore giallo, che però in questa occasione è stato leggermente inasprito. I punteggi, oltre che essere saliti, sono stati più sgranati tra una posizione e l'altra. E ad aggiudicarsi la vittoria è stato il leader di classifica Michael Vignaroli su Beta, che dopo la battuta di arresto registrata nella gara precedente in Bagerola è riuscito ad aggiudicarsi questa prova dopo essersi scambiati punteggi tra il primo e il secondo giro con Flavio Magrini, anche lui in gara con una Beta. Magrini al termine si fa raggiungere da Vignaroli a quota 16 penalità, che grazie ad un passaggio a zero in più risulta così vincitore. Quindi al secondo posto si registra Flavio Magrini. Al terzo posto invece troviamo il torinese Roberto Prina su Beta, che dopo un primo giro chiuso in seconda posizione provvisoria posa qualche piede di troppo nella prima parte del secondo giro, scivolando così in terza posizione con un finale di 21 penalità. Due penalità in più per Fabrizio Barre su Beta, che ha sbagliato molto al primo giro, recuperando però poi bene nella seconda tornata. Ma questo non gli è stato sufficiente per salire sul podio. Così con 23 penalità finali, Fabrizio Barre deve accontentarsi del quarto posto. E in quinta posizione troviamo Emanuele Gilardini alla guida di una Montesa a quattro tempi, che fa registrare 13 penalità al primo giro, che sono scese a 11 nel secondo passaggio, consentendogli di salvare questa posizione. Perché siamo un comune che ha tanta voglia di crescere e di crescere. Nel corso della cerimonia di premiazione, le autorità locali di Ponte di Legno, nel ringraziare i piloti ed organizzatori per il grande spettacolo offerto, hanno rinnovato l'invito alla Federazione Motociclistica Italiana di tornare a Ponte di Legno con nuove gare di campionato italiano sia indoor che outdoor, ma anche di campionato mondiale. Ma io penso sia andata abbastanza bene, anzi benissimo, devo dirlo. Il tempo alla fine c'è ancora, graziato, perché adesso c'è un bel sole. E i miei amici del motoclub mi hanno aiutato tantissimo,
l'amministrazione, la Proloco, la comunità montana, la SIT, Potere Legno Tonale e poi altri che non mi ricordo, mi hanno aiutato in questa impresa sembrava impossibile 7-8 mesi fa, invece abbiamo fatto una gara nel Parco dell'Adamello, quindi se ci siamo comportati veramente bene sicuramente torniamo. Grazie a tutti e grazie per essere venuti a Ponte di Legno. E da Ponte di Legno è tutto per questa terza di campionato. Un campionato che tornerà a fine luglio in Friuli con la quarta delle 6 prove in programma prevista a Paularo per il 27 e il 28 luglio prossimi.